Salve a tutti e bentornati sul canale di Girlie Books. Oggi sono tornata con appunto un video recensione e il libro di cui vi parlerò, che tra l'altro vi ho fatto vedere nel video unboxing, quindi se vi va lo trovate nell'info box, ve lo linko, non so metterlo qui nel video quindi mi arrangio così. E il libro di cui vi andrò a parlare oggi è appunto Il giardino segreto di Frances Burnell. L'edizione che io ho è un'edizione in Audi, costa 11 euro, è pucciosissima. Trama: la protagonista è Mary Lennox, una ragazzina di circa 10 anni che in seguito alla morte dei genitori morti per il colera si trasferisce dall'India a Misselthwaite Manor, quindi in Inghilterra. La tenuta di suo zio Lord Craven, o il signor Craven, è uguale, è in mezzo alla brughiera, quindi ritorno nelle brughiere perché ne sentivo una forte nostalgia, un luogo desolato che Mary fin da subito detesta ma che col tempo inizierà piano piano ad amare, nonostante appunto l'ambiente ostile e la governante simpatica come uno spillo. Ovviamente se c'è un castello ci sono anche dei segreti. Uno dei tanti segreti di Lord Craven è appunto un giardino misterioso chiuso da 10 anni nel quale il signor Craven non mette più piede, nessuno è addirittura autorizzato a parlarne, e Mary, ovviamente incuriosita da questo mistero, decide appunto di indagare. Ovviamente se il libro si chiama Il giardino segreto, Mary trova questo giardino, ma il giardino non è l'unico segreto che suo zio nasconde. E qui mi fermo, non dico nient'altro perché appunto sarebbe spoiler. Parere: è un libro molto molto caruccio e molto molto dolce. È un romanzo di formazione, presumo, perché la protagonista, da bisbetica, antipatica e io so tutto, voi non sapete niente, piano piano appunto migliora il suo carattere. Il cambiamento di Mary si può identificare anche con il cambiamento di stagione, perché all'inizio della storia Mary è antipatica, bruttina, insignificante, insomma vi starà molto antipatica, messo in chiaro fin da subito. Nel frattempo, con l'arrivo della primavera, ovviamente con l'aria fresca della brughiera, Mary cambierà carattere, migliorerà quindi se stessa e in un certo senso sboccerà un po' come un fiore. Quindi è un libro sicuramente consigliatissimo da leggere in primavera oppure anche in estate, perché comunque sia il tipo di paesaggio che ci viene proposto è un paesaggio con i fiori, quindi c'è tutta una descrizione appunto dei vari fiori che crescono nella brughiera, questo ambiente caldo, questo sole che brilla, insomma l'abbandono della stagione grigia delle piogge per una stagione più assolata e sicuramente piacevole. Nonostante non sia un romanzo fantasy, comunque sia la magia all'interno di questo romanzo ha un po' è un po' presente, cioè si avverte proprio questa presenza magica, misteriosa. Appunto, il semplice sbocciare dei fiori, un giardino che da grigio e tetro diventa piano piano colorato, allegro, sembra quasi una magia, in realtà è una cosa naturale. Ma ovviamente vista dagli occhi di Mary sembra una magia, ed effettivamente la natura è una magia, quindi come ho già detto lo consiglio, o forse non l'ho detto, vabbè, vi consiglio di leggerlo appunto o in primavera oppure in estate. Apro una piccolissima parentesi: del giardino segreto esiste anche il film, girato negli anni 90 più o meno, e all'interno del cast e interpreta la governante Mrs. Medlock abbiamo Maggie Smith. Se sapete chi è Maggie Smith sapete quanto è brava e sicuramente è una garanzia. Il film non è esattamente uguale al romanzo, ci sono tante cose che ovviamente hanno cambiato, però è caruccissimo. Se volete passare un sabato sera, o meglio una domenica sera in cui non state facendo niente, sicuramente è consigliatissimo e piacevolissimo da guardare. Quindi direi che posso concluderla qui, grazie di aver visto questo video, ovviamente spero che vi sia piaciuto come al solito, e se vi va iscrivetevi al canale, quindi alla prossima, ciao!